È un 2010 particolarmente burrascoso per il Triangolo Lariano. Non sono ancora passati i primi tre mesi dell'anno e già gli episodi di criminalità e di cronaca nera sono tali da riempire ogni giorno le pagine dei giornali. L'ultimo in ordine di cronaca è quello avvenuto la notte scorsa a Derba. Presi di mira i due locali simbolo della Movida Erbese, il Modà e il Caramel. Alle 4 della notte probabilmente la stessa mano ha sventrato con bombe e carta gli ingressi dei due locali, situati a pochi metri di distanza l'uno dall'altro in via Milano. Gli ordigni hanno causato danni ingenti ai due locali, si parla di vetrate rotte, porte e rivestimenti interni. I proprietari del Lady Caramel parlano di un danno stimato di circa 40.000 euro. Sempre nella notte un altro episodio ha tenuto svegli i carabinieri di Erba. Sempre intorno alle 4 del mattino un'auto è stata data alle fiamme a Merone in via Colombo nei pressi del Lago Paradiso. Un gesto quasi sicuramente doloso visto che intorno all'auto sono state trovate tracce ben evidenti di combustibile. Non si esclude che anche qui la mano possa essere stata la stessa. Tornando al grave gesto contro i due locali erbesi, ora c'è da chiedersi il perché di un gesto tanto sconsiderato che avrebbe potuto causare feriti. Ogni ipotesi è al vaglio dei carabinieri di Erba, guidati dal luogotenente Gallorini. I militari hanno sentito i gestori dei locali, i proprietari di Modà e Lady Caramel, che si trovano entrambi in via Milano. A pochi metri di distanza l'uno dall'altro, negano di essere mai stati ricattati. La zona dove è esplosa la bomba carta presso la discoteca Lady Caramel è videosorvegliata. Come confermato dagli stessi proprietari, le documentazioni video sono state fornite alle forze dell'ordine. Forse proprio da quelle sarà possibile risalire all'identità dello sconsiderato che solo per un caso fortuito non ha causato vittime o feriti.